Bentrovati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Lo sapete, non sono a casa, sono qui su quest'isola qui dietro, cioè non lì nella mappa, ma sull'isola con il buon Dodò, e siamo sempre qui a raccontarvi del capitolo di One Piece. Ho latitato perché ovviamente sono in giro, non riesco a mettermi al computer in orari consoni per voi, neanche star lì a pensare alle cose, però ho avuto 2 o 3 giorni per pensare, per chiedere informazioni anche, soprattutto su queste carte da gioco. Vi chiedo scusa innanzitutto se fa schifo l'audio, ma non ho qua il microfono, non ho potuto portare l'attrezzatura, perché altrimenti altro che bagaglio da 20 kg. Ma a parte ciò, questo capitolo 1029 è particolare, non è un gran capitolo nel senso di rivelazioni, di cose che succedono, che vengono portate avanti, però è un ottimo capitolo di preparazione, di transizione, con questo focus on sulla torre, la carta della torre. La carta della torre chiaramente viene mostrata alla fine, quando c'è il combattimento con Killer e Hawkins, ma secondo me va comunque a toccare anche il discorso Sanji. Io ho chiesto ovviamente consulenza al fratello Tazelwurm, membro del Bike storico, che come sapete è un vero cartomante. Lui legge le carte da tanto tempo, quindi un massimo esperto di cartomanzia e tutte queste cose molto particolari, e quindi mi ha raccontato cose. E l'archetipo della torre è la torre di Babele, che viene innalzata dall'uomo per un determinato scopo, e quello che succede è l'opposto di ciò che ci si aspetta. Costruire qualcosa in qualsiasi ambito, ragionatevela davvero a 360 gradi, è un continuum di qualcosa, cioè un mattone dopo mattone, no? Di costruire qualcosa che va verso l'altro per quanto riguarda una torre, ma può essere anche in avanti se riguarda la vostra vita professionale, la vostra vita sentimentale e tutto ciò che può riguardare qualunque cosa. Tuttavia, l'archetipo della torre fa qualcosa che non è ciò che speravi, cioè invece di ottenere il risultato fallisci miseramente, ed è quello che chiaramente succede ad Hawkins. Hawkins gioca la carta della torre, lui la pesca dal mazzo e tutto ciò che lui aveva costruito fino a quel momento lì crolla miseramente. È importantissimo il significato della torre, perché dopo aver estratto questa carta significa che non c'è più un nuovo inizio, non c'è più nulla. Ma nel capitolo ci viene detto che invece c'è un passetto in più, cioè questa carta ha portato del nuovo, ma non a Hawkins ovviamente, ma a chi invece non ha subito l'influenza della carta, e questo chiaramente comporta la distruzione del castello di Hawkins. Al massimo si può pensare ad un nuovo inizio sul personale nel momento in cui, una volta che tutto è crollato, ti rimetti in discussione e capisci che hai sbagliato, e quindi poi ricominci a ricostruire la tua nuova strada, la tua nuova via. Se volessimo trovare altri archetipi della torre all'interno di One Piece, potremmo vedercelo magari in Ruffy a Marineford, che fa tutto quel casino per salvare Ace, quindi Impel Down e l'arrivo a Marineford, il salvataggio di Ace e poi Ace che muore. La morte di Ace è il crollo della torre, non c'è un nuovo inizio dopo, perché una volta che Ace è morto non c'è più il salvataggio, non puoi più salvarlo. Oppure un altro esempio è l'operazione SOP, a Dressrosa, Sugar on Panic. Tutto l'impero di Doffy era basato su Sugar, quindi tutto ciò che aveva costruito era basato sul personaggio di Sugar, che eliminava i ricordi delle persone, e Usopp, vecchio cuore, fa crollare la torre sconfiggendo Sugar. Mentre il nuovo inizio, il vero nuovo inizio, è la carta della morte, la morte che porta il nuovo. Ad esempio, un esempio di morte, di carta della morte, all'interno di One Piece è Usopp che lascia la ciurma e torna come Sogeking, oppure Zoro che, sconfitto da Mihawk, poi fa la promessa a Ruffy di non venir mai più sconfitto. Questi sono alcuni esempi di archetipo della morte all'interno di One Piece. Quindi, se volessimo prendere tutto questo discorso e vederci qualcosa anche dell'inizio del capitolo con Sanji, potremmo dire tranquillamente che l'archetipo della torre è tutto ciò che si è costruito Sanji in tutti questi anni, dove lui abiurava con tutto se stesso ciò che era la sua famiglia, il padre, i fratelli, cioè per lui non esistevano neanche più. Solo che si è costruito la sua torre per scappare da quest'idea,
Arriva la carta della torre e la sua torre crolla. E lui ora è nel panico più totale. Lui adesso non sa più cosa fare, cioè il suo scudo contro i Vinsmoke è crollato. Non ha più idea di cosa fare. E Sanji, da grande personaggio qual è, cosa fa? Si rende umano ancora di più e prova paura e scappa. Tu non ti aspetteresti mai una cosa del genere da un personaggio come Sanji, che comunque finora ha sempre dato a modo di mostrarsi un grande personaggio, e invece probabilmente mai ci si aspetterebbe da Sanji una fuga. Però Sanji è umano, e forse questo è il vero significato della sua fuga: mostrarci, e poi forse capirà anche lui, che l'aver paura, il timore, è comunque un sentimento umano, un sentimento che dimostra che lui è comunque diverso dai suoi fratelli. E quindi non ha perso i sentimenti, non ha perso le emozioni. Lui prova paura, e la paura è forse una delle emozioni più umane che ci sono, la paura. Cioè è una cosa veramente ancestrale, qualcosa che si ha veramente al dentro di sé. La paura ha origini primordiali. La paura ci fa affrontare il pericolo, ci fa scappare da un pericolo, ci fa prendere le giuste distanze da qualcosa. Ci impedisce di fare un passo in più che potrebbe esserci letale. E qui c'è la torre per Sanji, però c'è anche la carta della morte. E forse la carta della morte è il nuovo inizio per Sanji. Sarà riscoprirsi, capire effettivamente che nonostante lui avesse costruito questa grande torre che ora è crollata, non ha bisogno della torre per essere la persona che è, perché lui sarà sempre, sempre, sempre l'uomo dei sentimenti, l'uomo delle emozioni. Lui sarà sempre il cuoco dell'amore. E quando lo capirà, sarà il nuovo, vero nuovo inizio per Sanji. Magari anche accettando questa metamorfosi, questa trasformazione, che non lo priva di ciò che lui ha bisogno, non lo priva di se stesso, non lo rende un Sanji diverso da ciò che lui comunque ha costruito in questi 20 anni. Lo rende probabilmente un Sanji migliore, un Sanji capace di essere molto più d'aiuto per il suo capitano. Quindi è bello vederci nel combattimento di Killer e Hawkins anche un riferimento a Sanji, perché Oda è stato bravo, ci ha raccontato un combattimento, ma con questo combattimento potrebbe anche, perché comunque è una mia ipotesi, potrebbe anche averci spiegato la parte iniziale del capitolo, con Sanji e la sua torre crollata, e magari che va verso un nuovo inizio, come sta andando anche adesso Killer e Kid, dopo che la torre di Hawkins è crollata. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto. Stasera alle 21, mi raccomando, ci sarà la Fatal Four Reading su Twitch, quindi non mancate, con Mind, il Mara e Dado. Io non ci sarò perché sono qui e quindi faccio un po' fatica, magari faccio un salto salutare se riesco. Detto ciò, fate i bravi e divertitevi.